in un'area ricchissima di bellezze storico-artistiche, unirsi in sinergia per fare rete, puntando ai tesori della Campania Felix. Il primo step questo pomeriggio, con il convegno verso una rete della cultura in terra di lavoro, prospettive di collaborazione tra i musei dell'area del Matese. Un convegno in cui erano presenti vari rappresentanti istituzionali. Una sinergia che parte dalla collaborazione tra i vari musei dell'Alto Casertano affinché i visitatori possano apprezzare le nostre bellezze. A tal proposito erano presenti le nostre telecamere e per voi abbiamo raccolto un po' di immagini e a seguire delle interviste. A 3 anni dalla riapertura il Museo Civico ha ospitato circa 120 e 15.000 visitatori. Direttrice, vogliamo fare un bilancio? Un bilancio che da una parte ci rende molto orgogliosi perché abbiamo avuto la forza di andare avanti nonostante una serie di difficoltà oggettive, però possiamo, come dire, chiudere con dei risultati importanti. Prima di tutto la conoscenza dell'istituzione nel territorio, la volontà di far arrivare visitatori anche grazie agli eventi organizzati dal museo e la possibilità di ospitare eventi culturali e soprattutto di approfondimento come l'occasione di questa sera, e cioè quella di poter ampliare il discorso verso una rete, un rapporto di collaborazione verso altre istituzioni culturali del territorio, perché sono convinta che questo sia il segreto del futuro della vera cultura e del turismo del territorio. Lei in un'intervista ha dichiarato che se lavoriamo insieme possiamo creare un sistema solare al cui centro vi è la Regia di Caserta. In effetti il numero dei visitatori è aumentato. Come fare in modo che anche i pianeti che circondano questo sistema possano risplendere di luce propria? E per pianeti intendiamo tutte le realtà storico-artistiche che l'Alto Casertano dispone. Dobbiamo essere in grado di raccontarlo. Oggi, raccontando meglio la Regia di Caserta, abbiamo ottenuto dei risultati prodigiosi. Avete visto che agosto abbiamo fatto più 53% ed è da un anno ormai che è così. Però noi non riusciremo a dare ricchezza al territorio se non sapremo convincere i nostri visitatori che vale la pena fermarsi un po' nel territorio, perché ci sono altri beni culturali importanti e qui in questa piccola città ne abbiamo la dimostrazione. Ci sono delle tipicità agroalimentari straordinarie e soprattutto c'è un paesaggio formidabile. È un paesaggio quasi intatto, dall'Appia antica verso il crinale, è un paesaggio spettacolare. Quindi noi dobbiamo convincere i visitatori che fermandosi qui alcuni giorni, si può vedere un giorno la Reggia, ma un altro giorno si può vedere anche Benevento. Poi si possono vedere le tantissime realtà, sia dalle realtà dell'Appia antica che le altre realtà della montagna. Si mangia bene, si beve bene e quindi vale la pena stare alcuni giorni qui, diciamo, in modo sereno, colto e anche divertente.